Giacomo Bistolone, che se devono sciroppare poi passate per 2 ore e 30. Qual è il femminile di difensore? Difensice? Qual è il femminile di difensore? E devi rompere i coglioni. Ho detto tutto. Ciao rockers, buongiorno, buonasera, io sono Vi e questo è un nuovo video. James Gunn torna alla Marvel per un ultimo grande fuoco d'artificio prima di scrivere i prossimi 10 anni di cinema per i competitor DC, e lo fa con il terzo ed ultimo capitolo dei Guardiani della Galassia, il volume 3. E come lo fa? Ne parliamo insieme in questo video, prima no spoiler e poi vi avviso come sempre quando arriva la parte spoiler di questo ultimo cinefumetto che Gunn ci ha regalato in casa Marvel. E a proposito di cinefumetti e quindi di fumetti, lo sapete cos'è una mini copertina? Una piccola carta da collezione che volendo può diventare anche un magnete che riproduce in miniatura le copertine più celebri di un fumetto, in questo caso di una pioggia di fumetti. Perché ve lo dico? Beh, grazie allo sponsor di questo video, ovvero una delle colonne portanti dell'editoria del fumetto italiano, Sergio Bonelli Editore. Che anche se proprio non avete mai tenuto in mano un fumetto in vita vostra, basta che vi dica Dylan Dog o Tex e sono sicura che avrete capito. Ma come mi funziona per averle? In pratica, fino al 31 maggio i vostri albi Bonelli preferiti vi regalano le mini copertine. Per ogni albo che esce avrete la possibilità di scegliere tra due diverse mini copertine, e su 6 degli albi inclusi nella promozione ci sono anche i magneti adesivi da applicare sulle mini copertine se vi gira, non so, di tappezzarci il frigo. In info box vi lascio tutti i link utili per sbirciare meglio la promo e i dettagli. Se siete degli habitué, diciamo, di Bonelli, beh, fatemi sapere le storie di quali personaggi seguite. In alternativa, se invece dovete ancora rompere il ghiaccio in un certo senso, beh, ne approfitto per darvi due suggerimenti. Io andrei con Giulia e con Mark Mister. Giulia, tra l'altro vi sarà facile intuire che il suo character design è stato ispirato a Audrey Hepburn, è una criminologa di un'immaginaria cittadina del New Jersey che deve vedersela ogni volta con un giallo diverso e soprattutto con l'inafferrabile serial killer Myrna Harrod, che ha un'ossessione per Giulia. Un po' la Killing Eve. Con Martin Mister invece restiamo nel mistero, perché Martino fa mistero di nome e di fatto. Lui però è più un Indiana Jones del mistero, infatti è un archeologo conosciuto anche come detective dell'impossibile e indaga su enigmi del passato che si mescolano alla fantascienza tra Atlantide, presenze aliene e parapsicologia. Curiosi? In più c'avete pure le mini copertine, ma che volete di più? Era il 2014, ormai quasi 10 anni fa, quando faceva il suo esordio alla Marvel Guardiani della Galassia, il nuovo franchise nel franchise dell'universo cinematico più in ascesa degli ultimi decenni. Nessuno avrebbe puntato un soldo bucato su questi fantomatici eroi così poco conosciuti dal pubblico di massa che bisognava convincere ad andare in sala per sbigliettare, ma il progetto è stato messo in mano a un giovanotto, si fa per dire perché era già alla soglia dei 50 ai tempi, di nome James Gunn, che in Italia si sarebbe chiamato Giacomo Bistolone, e su cui il lungimirante, allora già presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ci aveva visto lungo, forse ci aveva visto un diamante allo stato grezzo, perché non è che Gunn venisse da sensazionali successi, aveva esordito nel 96 con un'improbabile parodia splatter erotica di Romeo e Giulietta, Romeo and Juliet, che però in America diventa cult. 10 anni dopo, nel 2006, si presentò con l'horror grottesco di fantascienza Slither e intanto scriveva la sceneggiatura dello Scooby-Doo del 2002 con Sarah Michelle Gellar e Linda Cardellini, e si faceva notare nel 2004 scrivendo il remake di Zombie di Romero, ovvero L'Alba dei Morti Viventi, diretto da quel tamarrone di Zack Snyder. Con i Guardiani della Galassia volume 1 Gunn riesce a lanciare e portare alla ribalta una storia, quella dei Guardiani, che potenzialmente poteva anche diventare un flop. I Guardiani non erano gli Avengers, non avevano in squadra nomi di supereroi conosciuti universalmente, diciamo, anche al di fuori del mondo esclusivamente fumettistico, o che quantomeno avevano una storia, diciamo, di stand alone alle spalle che li aveva già consolidati. Ma sto Guardiani della Galassia arrivava così, un po' all'improvviso e sconosciuto al pubblico del cinema mainstream a cui Marvel poi vuole parlare, e quindi poteva afflosciarsi facilmente su se stesso, come abbiamo visto magari succedere anche ad altri. Invece Feige ci vede lungo e capisce che Gunn può veramente valorizzare quei personaggi, quelle storie, e in effetti non si sbaglia. Guardiani della Galassia diventa un fenomeno amatissimo e Gunn si consacra a quel punto nell'Olimpo degli sceneggiatori,
e registi più amati dal pubblico della pop culture. Guardiani volume 1 investe 170 milioni di dollari e ne guadagna al Worldwide Box Office più di 770 milioni. Il volume 2 viaggia, diciamo, sullo stesso successo, investe 200 milioni, un po' di più, e ne guadagna anche un po' di più, quindi sempre worldwide parlando, più di 860 milioni. Non mi stupirebbe se il volume 3 riuscisse anche a fare di meglio, nonostante Marvel sia attualmente in un momento in cui il suo successo ha una curva discendente. Ma qual è la formula magica di James Gunn che lo rende lo storyteller giusto nel posto giusto in questo caso? Qual è la ricetta? Non è la prima volta che ne parliamo, però ripassiamolo. Iniziamo da cosa vuole Marvel e quindi perché si incastra bene Gunn nella loro visione. Essendo ormai Disney, Marvel è interessata principalmente al target family e kids, secondariamente teen e millennial nerd. Anni fa gli equilibri erano diversi, ma da quando è subentrata Disney, diciamo che piano piano il progetto editoriale ha iniziato a cambiare, fino ad arrivare tra la metà e la fine della fase 4 e questo inizio di fase 5 al completamento della mutazione. Titoli come Love and Thunder, Miss Marvel, Ant-Man and the Wasp, Quantumania e Guardiani stesso, che però a differenza di Thor, film per famiglie, lo è sempre stato since 2014, sono tutti prodotti adatti al pubblico di figli che vanno al cinema con i genitori. Poi che piacciano anche ad altri target è ok, questo fa parte del gioco, ma gli altri target sono collaterali in un certo senso, sono di interesse secondario. Family friendly è il target di riferimento, quello principale, diciamo. Se Marvel ultimamente vi ha appassionato meno, probabilmente è anche per questo. La qualità dei prodotti si è abbassata? Sì, possiamo riconoscere una flessione della qualità in favore della quantità, cosa su cui stanno correggendo il tiro dilatando le uscite, ma sono anche in una fase proprio di ricambio di pubblico, secondo me. Una fase in cui il pubblico di 10 anni fa è cresciuto, gli abiti della fase 4 e 5 si sono ristretti in un certo senso, facendo un po' l'effetto di un indumento per bambini indossato da un adulto, sta stretto ormai. Lo dobbiamo, per l'appunto, passare ai nostri figli, che portiamo al cinema a vedere queste nuove favole. Quando ero ragazzina io, che sono nata alla fine degli anni 80, per farvi capire, le favole di punta erano quelle che consideriamo la Disney classica, avventure, principesse, animazione tradizionale, ma oggi Disney non punta più molto su quel filone lì, che tira avanti, sembra quasi per inerzia, attraverso cloni e riciclo, come i vari live action, i legacy sequel, gli spin-off, che spesso finiscono anche direttamente su Disney Plus, non fanno neanche il passaggio in sala spesso. Oggi le nuove favole, quelle di punta, sono quelle Marvel e Star Wars, e i nuovi principi e principesse si chiamano eroi e supereroi. Al netto del fatto che il classico Disney per eccellenza, per cui la famiglia va in pompa magna al cinema il weekend, è ormai l'ultimo ritrovato Marvel, in questa delicata fase di ricambio generazionale e di pubblico, sappiamo però che spesso i classici Disney, e ci metto dentro anche Pixar, sono sempre stati più trasversali, cioè capaci di intrattenere sia più piccoli che i genitori che se devono sciroppare e passate per 2 ore e 30, non un minutaggio a caso perché è il minutaggio di Guardiani 3. In questo modo diciamo che raccolgono anche quel pubblico collaterale che dicevamo prima, essendo prodotti Disney trasversali che cercano di parlare sia a livello dei bambini sia a livello magari di quelli un po' più grandicelli. Qui uno storyteller come Gunn si inserisce perfettamente perché è capace di mescolare nelle dosi giuste ironia, comicità, romanticismo, non esclusivamente in senso sentimentale, e dramma. Questa è la ricetta, apparentemente è molto facile, la usano in tanti, ma la discriminante per far riuscire il piatto sta nelle dosi che armonizzano meno il sapore finale. James Gunn crea contrasti interessanti, unisce l'amaro con il dolce e una spruzzatina defrizzante, cosa che porta lo spettatore in un'altalena di emozioni che parla al cuore dei bambini. Ma attenzione, l'aspetto magico di Gunn, l'ingrediente segreto, la polvere di fata che usa, è che parla al cuore dei bambini che portate in sala oggi e dei bambini che siete stati. Parla ai bambini che ci sono oggi e i bambini che ci sono stati, bambini che sono dentro gli adulti di oggi. In DC, su The Suicide Squad, magari lo fa in maniera più salace, più sadica, sangue, teste che saltano, non vi rivedete un po' da ragazzini a giocare coi pupazzi, a inventare storie surreali? E poi, insomma, il mondo caustico di un Suicide Squad viene anche dal fatto che
James Gunn ha un po' la passioncella per l'horror B-movie come Sam Raimi, però diciamo non ne è maestro, ecco, e soprattutto in un certo senso è un po' più dolce, più sentimentale. E poi insomma, da Marvel il gentil Feige vuole meno burle grottesche e più giochi bambineschi, ma il vero cuore di Gunn c'è in entrambe le versioni, quella più caustica che abbiamo visto in DC e quella più tenera di Disney. Dramma, commedia e sentimento, la formula dell'avventura per ragazzi stile anni 80 e 90 che costruiva un mondo di bambini o adulti con uno spirito da ragazzini che vivono avventure ai confini della realtà, avventure di formazione che insegnano l'amore, la fiducia e la lealtà per la famiglia, i buoni sentimenti, declinati in uno stile tipicamente americano. E a Gunn interessa, quantomeno a vedere dai suoi lavori, un tipo di famiglia in particolare, quella che ci scegliamo, gli amici. Gunn è poco interessato alla famiglia tradizionale, diciamo in senso consanguineo, ecco, perché in altri sensi, vabbè, le famiglie di Gunn in realtà sono molto tradizionali, no? Però spesso ci racconta di famiglie originarie disfunzionali, problematiche, spezzate dai lutti, e i suoi protagonisti sono spesso personaggi perduti che a volte appaiono duri, cinici, ruvidi, ma che in fondo cercano disperatamente qualcuno che li ami nonostante la famiglia originaria li abbia fatti sentire non meritevoli d'amore o difettosi. Ed è lì che si va a creare, che si vanno a incontrare personaggi che possono creare una nuova famiglia che si è scelta. Anche volume 3 fa affrontare questo percorso a quasi tutti i suoi personaggi e dà ad ognuno di loro una degna e per certi versi fiabesca conclusione, nel bene o nel male. Da un film di James Gunn, nonostante le lacrime di commozione, si esce leggeri, sorridenti, sollevati e forse sì, ti vende una fiaba che non sempre c'è nella realtà, ma il cinema serve anche a questo, a sognare, a sperare che un giorno troveremo la nostra strada da soli e appagati di costruirla finalmente con le nostre stesse mani, oppure che troveremo la nostra vera famiglia o lasceremo entrare l'amore che pensiamo di non meritare. I Guardiani della Galassia abbracceranno molti spettatori e spettatrici e Gunn si imporrà di nuovo come lo storyteller di fiabe popolari moderne qual è, e per tornare a fare i cinici vedrete che grazie a questo suo status, questo suo star power che si è guadagnato in Disney, farà la gioia del box office di DC, perché ormai Gunn è un po' un pifferaio magico e noi lo seguiremo, e come, quando uscirà l'ennesimo adattamento cinematografico di Superman, ma lo vedremo perché lo firma lui. Quindi in bocca al lupo a Marvel a sostituire un cantastore così bravo, a formulare bene la ricetta e così consapevole della sua efficacia. E invece io sono consapevole di avervi fatto una panoramica di Gunn e dei Guardiani dicendovi virtualmente tutto in realtà di questo film, senza però dirvi in realtà praticamente nulla in questa parte non spoiler, e questo perché si sa, i film Marvel e quindi i fan Marvel sono estremamente spoiler nazzi, e questo film in particolare, di cui non si evince bene la trama nemmeno dai trailer ufficiali, deve essere visto tutto a sorpresa, diciamo, se volete volteggiare almeno nelle capriole emotive di Gunn, anche perché se poi invece già sapete gli eventi prima, il film è sicuramente godibile, ma è anche molto lineare, molto classico, molto prevedibile, ma di quel prevedibile del film per famiglie, quindi che è anche rassicurante, che quindi è una coccola che fa piacere ricevere. Perciò se uno va senza sapere veramente nulla è meglio, perché ce lo si gode di più, ecco. Pronti ora per la parte spoiler? Cosa fare? Lo sapete già. Uscite se non avete visto il film e tornate dopo, oppure restate se l'avete visto e se non temete gli spoiler. Si comincia qui. Guardiani della Galassia volume 3 è un viaggio verso la guarigione interiore, capitanato dal personaggio di Rocket e che si delinea però in ognuno poi dei suoi comprimari. Una guarigione fisica che è il pretesto narrativo per un viaggio verso la riabilitazione interiore. Di cosa? Di un tema con cui molte storie si stanno confrontando negli ultimi anni. Il trauma. Rocket viene ferito gravemente sin dai primissimi minuti di film e resterà incosciente quasi fino alla fine, ma mentre la sua famiglia acquisita, ovvero i suoi compagni e amici guardiani, stanno facendo il tutto per tutto, stanno rischiando loro stessi la pelle per salvarlo, Rocket sta vivendo un viaggio interiore nel suo passato che si ricollegherà al presente e al suo risveglio. Che Rocket, il procione che non si vuole far chiamare tale neanche per sbaglio, fosse un personaggio dal passato difficile ci è stato fatto intuire sin dal volume 1, ma è qui che ricostruiamo tutti i retroscena della sua backstory attraverso una serie di flashback che corrispondono a una sorta di incubo che Rocket sta vivendo, sta rivivendo in realtà, durante la sua degenza incosciente.
Il pubblico esplora la mente di Rocket per la prima volta e assiste alla storia di un cucciolo di procione che viene sottoposto a invasivi esperimenti al fine di forzarne un'evoluzione, un'umanizzazione animale, verso una forma di perfezione della specie che, se perfezionata e moltiplicata a sufficienza, avrebbe ripopolato un nuovo mondo utopico. È un personaggio chiamato alto evoluzionario a volere tutto questo, un uomo ossessionato da una perfezione illusoria che infatti fallirà e fallirà ancora, e a rappresentare il sadico villain di questa storia. Quando Rocket non è con l'alto evoluzionario, condivide la sua cella con tre amici animali, anche loro sottoposti ad invasivi esperimenti, con cui Rocket lega molto. Quando Rocket risolve poi un problema nella sperimentazione dell'evoluzionario, superandolo in intelligenza, l'alto evoluzionario si bea di questo risultato appropriandosene e decide di disfarsi degli esperimenti imperfetti, ovvero Rocket e i suoi amici, con l'intenzione però di asportare il cervello di Rocket per studiarne l'intelletto, visto che è riuscito a trovare una soluzione così brillante. A questo punto il procione tenta la fuga con gli amici, ma finisce male e in uno scontro contro i nemici i suoi amici perdono tutti la vita. Preso dalla furia, Rocket riesce a sfigurare l'alto evoluzionario e a fuggire, e da lì inizia il suo viaggio nella galassia, che poi lo porterà a conoscere Star-Lord, e il resto è storia, anzi è Guardiani della Galassia volume 1 e 2. Quando i Guardiani riescono a far risvegliare Rocket dal suo coma in questo film, o meglio quando lui stesso sceglie di non morire per ora, tornerà in un certo senso per saldare il conto con l'evoluzionario, che nel frattempo lo sta cercando, sempre per sfruttarne l'intelletto. Questa, diciamo, è la storia cuore di questo Guardiani della Galassia volume 3, da cui poi si dipanano le altre, che, se anche apparentemente questa storia è in background, in realtà ci dice molto di Rocket e qualcosa di tutti gli altri comprimari. Ma iniziamo da Rocket. Se andiamo oltre la trama letterale, come su questo canale ci piace tanto fare, proviamo a rileggere la storia di Rocket. Non è altro che la storia di un adulto che deve tornare indietro, deve tornare alle origini per interrompere la negazione del trauma che lo rende duro e cinico, e invece abbracciare questo trauma, accoglierlo per poi andare oltre. Per farlo il punto non sarà la vendetta, non sarà tanto sconfiggere colui che è stato il suo carnefice, ma perdonare il procioncino interiore, il bambino quindi interiore, al fine di salvare il suo io del presente. Questa è una scelta narrativa diversa dalla rivalsa dell'eroe classica che infine fronteggia e sconfigge il nemico, no? Ma è una scelta in un certo senso forse più matura, lì dove la vendetta non avrebbe realmente liberato Rocket, ma il perdono invece può farlo. Un perdono che il personaggio dà a se stesso e non al suo seviziatore, per depotenziare quindi la figura di quello spauracchio, per decentrare, non renderla centrale al posto dell'identità di Rocket, e invece mettere al centro la cura del sé, del proprio io, la riparazione della rottura tra il Rocket bambino, il piccolo procione con il cuore grande, pieno di sogni e speranze, e il Rocket adulto, ormai trafitto dalla colpa della morte degli amici e dal dolore del lutto. Non a caso il momento più importante per l'arco del personaggio, il momento in cui la regia proprio indugia, non è la sconfitta dell'evoluzionario, che avviene più grazie ai suoi compagni quasi che grazie a lui, compagni che leali come fratelli si prendono l'onere di fare da scudo e di eliminare la minaccia, e qui torna il grande valore dei legami, della famiglia, di una rete protettiva. Ma il momento più importante della catarsi di Rocket è quando da solo si dirige alla gabbia dei cuccioli di procione, con un dettaglio che resta proprio sull'etichetta procione, che tanto lui detesta, e li libera abbracciandoli, rassicurandoli, consolandoli, diventando lui quasi figura paterna in un certo senso di se stesso, perché c'è una proiezione in quel momento. Quello è il momento più importante che deve restare impresso allo spettatore, perché rappresenta simbolicamente Rocket che si ricongiunge con il suo passato drammatico, con la sua identità negata e rappresentata dalla scritta procione, si ricongiunge col bambino che è stato, lo perdona e soprattutto lo salva attraverso l'atto riparativo di liberare i suoi piccoli simili. Ma Rocket non si salva solo dal senso di colpa per la perdita dei suoi primi fratelli in un certo senso e dal lutto per loro.
ma anche dal rapporto disfunzionale con l'alto evoluzionario, che rappresenta una figura paterna sostitutiva, quasi divinizzata dalla musica solenne che ascolta e dal fatto che per un bambino il genitore è il primo dio che conosce, è il primo rapporto con il divino, che poi va smantellato crescendo, eccetera, eccetera. L'alto evoluzionario è un surrogato paterno disfunzionale. Ha dato vita alla sua creatura, Rocket, l'ha plasmata lui e in quanto sua creazione è una prosecuzione del sé e la ama anche profondamente, ma al tempo stesso, ed è qui che nasce l'ambiguità problematica di una figura genitoriale terrificante, la detesta quella creatura quando si separa dal creatore, mostrando di superarlo in intelletto. L'evoluzionario lo dirà proprio a Rocket, dirà qualcosa tipo: come puoi essere più intelligente di me se ti ho creato io? Quindi finché il figlio è il riflesso del genio del padre, viene amato, ma quando diventa il riflesso dei suoi limiti, del suo fallimento in un certo senso, allora viene distrutto, anzi addirittura in questo caso predato della sua mente, lì dove l'evoluzionario intende sottrargliela. Non è una dinamica molto diversa dalle decine di rappresentazioni disfunzionali madre, matrigna, figlia che abbiamo visto spesso nei classici. La madre o la matrigna vanno in competizione con la figlia surrogata e ne bramano l'annientamento. Sul femminile questo è stato declinato spesso con la bellezza e la giovinezza. Si usava la bellezza e la giovinezza, l'invidia verso queste qualità, lì dove l'unica forma di potere di una donna erano il suo aspetto e la sua giovane età per affermarsi. Qui invece, avendo due personaggi maschili, si è andati sull'intelletto, sulla performance inventiva, sulla scienza e la tecnica, che fanno parte degli strumenti da affinare per il maschile per affermarsi nella società. Diciamo anche una società privilegiata, perché già se parliamo di working class gli strumenti diventano altri, anche altri, ecco, per affermarsi. Ad ogni modo, Gunn non è nuovo al racconto di figure genitoriali egomaniache e narcisiste che idolatrano i propri figli solo finché riflettono il proprio fascino, solo finché servono all'affermazione di se stessi. Ego, di nome di fatto, il pianeta vivente e padre di Star-Lord, interpretato da Kurt Russell in Guardiani volume 2, ne è sicuramente un altro chiaro esempio. Ego e l'alto evoluzionario non sono molto diversi in chiave di funzionamento, hanno solo un temperamento diverso, diciamo un carattere diverso, che è un altro discorso, però di base sono molto simili, il che mi fa pensare che James Gunn potrebbe avere avuto queste figure di riferimento nella sua vita, visto che continua a riproporle in salse diverse. Collateralmente, tutti gli altri nostri eroi devono affrontare e portare a termine i propri archi narrativi, i propri drammi, perché adesso è arrivato il momento in cui nessuno è più basito, tutti sono felici, eccetera. No, però, insomma, James Gunn ha fatto un lavoro molto buono da questo punto di vista. Non ha ridotto ai minimi termini, chiudendo le cose così in fretta e furia. James Gunn, infatti, si impegna per darci minuziosamente soddisfazione per ognuno di loro, regalando un happy ending appagante per tutti e quindi anche per il pubblico, ma non senza una buona dose di pericolo percepito che rende quindi dinamica l'avventura. Il toto morti di Guardiani in questi giorni ci ha assillato un po' da tutte le parti, l'ho fatto anche io sul canale di Screen Week, e il terrore di veder morire uno o più di uno dei protagonisti da un momento all'altro è stato reso concreto anche dalla messa in scena proprio del film in più frangenti. Che Rocket sarebbe sopravvissuto in realtà lo si capisce sin dai primi minuti del film, se conosciamo un po' la narrativa, diciamo, perché siccome è il primo a rischiare la vita, allora probabilmente si salverà. Tutto il film gira intorno al suo salvataggio, non c'era proprio possibilità che morisse davvero, sinceramente, ma non potevamo esserne certi prima di vedere come poi è stata impostata la narrazione, e soprattutto non potevamo essere certi che anche gli altri personaggi avessero questo plot armor. C'è una cosa più importante però che devono imparare tutti i personaggi protagonisti in questo film, e che è più importante per Gunn che fare per esempio la mattanza con cui si è divertito in Suicide Squad, ed è quello che impara Rocket: diventare adulti. E per diventare adulti io intendo riuscire a superare i blocchi traumatici ereditati dalle famiglie e autodeterminarsi diventando ognuno il genitore di se stesso. Star-Lord, Peter Quill, ha un trauma da abbandono da elaborare,
più di uno, tra la morte di sua madre, l'abbandono di suo padre, la morte del padre surrogato Yondu e quella della compagna Gamora. Non so chi più di lui potrebbe sentirsi portatore di sterminio delle figure amate e quindi vittima e colpevole di abbandono. Quill è perduto, infatti, all'inizio del film. Lo vediamo fuori controllo, è triste, è ubriaco, si sente in colpa per il ferimento di Rocket e salvarlo per non perdere anche lui diventa proprio la sua unica ragione di vita in quel momento. Ma c'è qualcun altro che vorrebbe idealmente riportare in vita, oltre all'amico allettato, ed è Gamora. Quill vive proprio con il fantasma in carne ed ossa di Gamora a fianco, un fantasma che non sa niente della loro storia perché non l'ha mai realmente vissuta, e della Gamora deceduta ha solo l'aspetto. Complice l'avventura insieme ai confini della galassia, Peter capirà che cercare costantemente qualcuno da amare e da cui essere amato non lo rende una persona solida, ma vulnerabile nel suo caso, solo bambino. Basare la sua vita sulla ricerca ossessiva di un genitore che non c'è mai stato, proiettandola su un partner e poi su un altro ancora, è un circolo vizioso che Quill deve spezzare per crescere, per autodeterminarsi, per diventare lui il genitore di se stesso. Allora può essere pronto alla relazione, alla pari, in cui lui non è bambino. Anche la gag, per esempio, di Quill che ci prova improvvisamente con Nebula e che fa ridere, fa anche riflettere e ce lo mostra, infatti, come alla disperata ricerca di un affetto che continua a non riuscire ad afferrare, tanto che appunto, no, cioè, quasi quasi ci sta provando anche con Nebula. Sembra che non importi da dove riesca a prendere questo affetto, basta averlo per sperare di sentirsi completo. L'ho trovato molto interessante perché il bisogno di affetto a costo di umiliarsi è un troppo con cui di solito scrivono i personaggi femminili, no? Quando li scrivono molto bisognosi appunto di attenzioni e di cure. Quill non ama veramente quella variante di Gamora, la sua è solo una proiezione comprensibile ma anche infantile ed egoistica che tende a rendere la Gamora variante un oggetto proprio dei suoi desideri mal riposti, tanto che lei glielo spiegherà proprio senza mandarglielo a dire, anche in modo piuttosto brusco, perché capisce cosa sta facendo lui, le sta affibbiando un'aspettativa castrante poi per lei, la sta ingabbiando in un'idea, deumanizzandola in un certo senso, no? Beh, magari è una parola un po' forte però. E questo invece è tipico di alcune romanticomedy in cui il punto di vista è quello del personaggio maschile, in cui abbiamo anche una sequela di personaggi femminili stereotipati e bidimensionali perché esistono, diciamo, solo nella testa del protagonista. È giusto che la storia finisca con Gamora che torna da quella che è la sua vera famiglia in questa variante e non che abbandoni tutto per lui. Ci sta che lei non si innamora questa volta di lui. È giusto sia per lei, sia è giusto per lui, che non deve trovare un nuovo genitore in un partner, ma deve trovare se stesso ed essere il genitore di se stesso. Per farlo ricomincia dall'inizio, ricomincia da sé, diciamo dalle origini. Anche lui, infatti, va a trovare il suo io bambino in un certo senso, tornando a vivere col nonno. Mantis non si sente ascoltata, non si sente affermata nella propria vita, sente di aver sempre messo davanti le richieste e i desideri degli altri, di aver fatto quindi prima tutto ciò che Ego le chiedeva e dopo di lui di aver fatto tutto ciò che ha richiesto far parte dei guardiani, di essere in un certo senso sempre rimasta un po' figlia di qualcuno, sorella di qualcuno. E infatti noi vediamo il personaggio proprio nella recitazione porsi in modo infantilizzato per lo più. Per questo lei sceglie di lasciare il nido per la seconda volta e di andare a cercare se stessa altrove. Drax e Nebula, io li associo per un motivo e adesso ve lo dico. I Guardiani della Galassia sono la famiglia del Marvel Cinematic Universe ed è bellissimo che siano una famiglia non tradizionale, ripeto, diciamo quantomeno in termini di consanguineità, su altri fronti sono molto tradizionali in realtà. Ma a parte questo, Star-Lord e Gamora sono stati in passato simbolicamente mamma e papà. Groot è stato figlio, no? Bambino, poi adolescente, Rocket è una specie di zio un po' svitato, Drax e Mantis una sorta di gemelli bambinoni e si può continuare a giocare così. Ma ora gli equilibri vengono riscritti, c'è un nuovo mondo che viene fondato, riformato sul loro piccolo pianeta e intanto qualcuno, come abbiamo detto, va per la sua strada e qualcuno invece
crea una nuova famiglia. Drax e Nebula sono i nostri nuovi mamma e papà in un certo senso. Drax è sempre stato un padre che purtroppo ormai è orfano della sua famiglia, e qui torna a riconnettersi con il suo lato più dolce e paterno e viene associato alla cura e all'accudimento, ruolo a cui di solito viene associata la figura materna e non paterna, mentre qui, avendo Nebula come madre, di sicuro era difficile associarla a cura e accudimento, e infatti diventa più una madre fondatrice, una madre accogliente, ma anche difensore del pianeta e dei suoi abitanti, restando nel suo ruolo di protettrice guerriera che l'ha caratterizzata anche in questo film. Forse in questo film in particolare, perché per tutto il tempo la vediamo correre dietro agli altri nel tentativo di proteggerli, aiutarli, supportarli, salvarli con le sue straordinarie doti cyborg che la rendono praticamente indistruttibile. Nebula qui diventa proprio un punto di riferimento in un certo senso, la sentiamo molto più solida, molto più stabile, diciamo, nel suo ruolo. Anche Nebula ha avuto una famiglia problematica, suo padre era Thanos. Ho detto tutto. Ma ha sempre desiderato una famiglia vera e l'ha avuta proprio attraverso i Guardiani. Ora è pronta a guidarla lei stessa, è pronta ad essere genitore anche lei di se stessa e quindi anche per qualcun altro, ed è pronta a guidare questa famiglia anche al di fuori proprio dei Guardiani, o meglio come membro assieme a Drax, stabile in protezione del pianeta e quindi della casa, del focolare dei Guardiani, mentre i Guardiani, insomma, vanno in giro per l'universo a salvare i vari pianeti. Eravamo tutti curiosi di questo Will Poulter nel ruolo di Adam Warlock, quantomeno io ero curiosa, e alla fine forse è un po' diverso dall'aspettativa che si era costruita o che io mi ero costruita. Non mi è dispiaciuto affatto, però sicuramente sembra un personaggio un po' appena introdotto, per ora è abbastanza funzionale, abbastanza tratteggiato, resta un po' sullo sfondo, ma il tratteggio è molto chiaro. Lui e la Ayesha di Elizabeth Debicki sembrano un po' Ismael Kronk. Lui è questo giovanotto un po' tontolone che fatica a gestire la sua forza, lei disperata all'idea dell'amare ironia, della dipendenza dal suo aiuto. In realtà qui invece abbiamo una madre e un figlio, Ayesha e Adam, e anche loro non hanno un rapporto molto sano. Ayesha è una madre ipercontrollante e Adam è diventato un bambinone cresciuto. Anche lui smarrito sulla sua identità e sull'affermazione di sé, fa soltanto quello che gli dice la madre. Sarà proprio la morte di questo personaggio a metterlo nella condizione obbligata di crescere e di cominciare a pensare con la propria testa, a chiedersi che cosa vuole. Infatti noi lo vediamo a un certo punto spegnersi in tutti i sensi e andare anche un po' in crisi, ecco, seppur ancora non viene approfondito molto di lui, ma secondo me lo faranno più avanti. Ecco, quando il personaggio della madre muore è lì che lui inizia a misurarsi con le sue capacità e impara forse anche un po' cos'è l'empatia. Quando salva Star-Lord è come se stesse salvando la madre che non ha potuto proteggere. Fate caso proprio alla tenerezza con cui Warlock abbraccia Star-Lord mentre lo porta in salvo. I due non hanno nessun rapporto, cioè si sono manco tipo parlati, capito? Quindi quella è una tenerezza che deriva probabilmente dal proiettare un salvataggio che lui avrebbe voluto mettere in atto per sua madre, ma ha fallito. In conclusione, è la fine di un ciclo, ma anche un nuovo inizio, e abbiamo una nuova formazione per i Guardiani della Galassia, quindi probabilmente verranno ripresi in futuro da Marvel, e a quanto pare anche Star-Lord in qualche modo tornerà, o almeno così hanno scritto in chiusura di film. E la nuova formazione prevede Rocket a capo, perché dopo il suo arco narrativo è pronto per essere un leader. Poi abbiamo Groot, Kraglin, perché Sean Gunn è il fratello di James e quindi non si tocca, anzi fa l'upgrade, la cagnolona Cosmo, Adam Warlock, proprio lui, e una dei bimbi sperduti, Jup Jup, quella lì. Tra i sottotesti inseriti nel film mi sento di segnalarvi il grande tema dello specismo portato dall'alto evoluzionario, che si mescola con lo Übermensch nietzschiano, strumentalizzato poi dal nazismo, ovvero la teoria del superuomo, la ricerca di una razza biologicamente superiore per un mondo utopico. Lo specismo ha delle radici secondo me in comune con lo Übermensch, perché prevede la superiorità della specie
specie umana sulle altre specie animali, e quindi l'autolegittimazione a considerarli strumenti per sfamarsi, fare sperimentazione per preservare la salute della specie umana e via dicendo. Quindi c'è comunque alla base una superiorità della specie, nel caso chiaramente dello specismo della specie umana su altre specie animali, nel caso dello Übermensch invece proprio tra umani stessi. L'alto evoluzionario sogna di creare una razza superiore per un mondo idilliaco, e per farlo utilizza quella che lui ritiene essere una razza sacrificabile, gli animali. Il limite di quest'uomo, che non ha limiti di etica e di immaginazione illusoria, è proprio l'inganno che un'evoluzione manovrata da lui possa portare a un risultato soddisfacente. Essendo lui di origini umane, è imperfetto ed è perciò impossibile per sua natura stessa riuscire a creare qualcosa di perfetto, e probabilmente è proprio la consapevolezza inaccettata della sua imperfezione a renderlo tanto ossessionato. Ma come più o meno gli dirà Rocket, non ti interessa a te veramente la perfezione, è che non ti piacciono le cose come stanno. Insomma, non accetti la tua natura, la natura del mondo e della vita nella sua perfetta imperfezione, e devi rompere i coglioni. Nonostante il personaggio non sia particolarmente approfondito, devo dire che il suo interprete Scudi Vuji è molto bravo e molto carismatico, e mi ha convinto, devo dire mi ha convinto più di Jonathan Majors sinceramente. Un plauso alla regia per il piano sequenza artefatto, ma fatto molto bene, durante il combattimento in quella sorta di lungo ma stretto corridoio, perché è veramente una chicca, è splendido, proprio super immersivo, sembra un videogioco in prima persona, o meglio sembra che tu sia davvero lì a osservare gli altri che ti combattono intorno. E devo dire che in 3D all'IMAX di Porta di Roma, dove io ho visto il film in anteprima, è stata veramente una roba fotonica. Vale davvero la pena andare a vedere il film in sala anche solo per quel combattimento, che in TV non renderà mai. Ho apprezzato anche l'inventiva per la scenografia del pianeta organico, perché mi è venuto spontaneo fare il paragone con quello che non sono riusciti a fare nel film prima, cioè in Ant-Man. Vi ricordate che parlavamo dell'autoplagio a Star Wars, che avevano dimostrato di essere veramente pigri andando a prendere fin troppo a piene mani dall'immaginario aesthetic di Star Wars per il regno quantico? Ecco, qui invece, per quanto molto giocattoloso, secondo me anche volutamente, è molto più strutturato e convincente questo mondo straordinario che viene disegnato nel film, e mi ha ricordato un po', però non da plagio, intendiamoci, il cartone Esplorando il corpo umano, anche perché appunto ci troviamo in un pianeta organico, quindi una specie di creatura vivente. Vabbè, io speravo di far uscire una recensione più breve, ma mi sa che siamo andati lunghi anche oggi. Direi che vi lascio andare a commentare e a farmi sapere cosa ne avete pensato voi del film. Scrivetemi tutto qui sotto, e se siete arrivati fin qui, e spero che ci siate, lasciatemi l'emoji del procione, ovviamente, per Rocket. Grazie per essere stati con me, grazie per aver guardato, noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao!